Ciao ragazzi, allora, come vedete oggi cambiamo genere, andiamo su Crash Bandicoot, versione PlayStation 4, quindi la rimasterizzazione che è stata fatta di tutti e tre i capitoli per PlayStation 1. Allora, vi dico subito che io ho intenzione di portare il terzo e non so neanche sinceramente se farlo completo, fare solo qualche video, poi magari fatemi sapere voi nei commenti cosa preferite. O portiamo un po' di video magari di più, un po' di tutti, diciamo, qualche video del primo, qualche video del secondo, qualche video del terzo, oppure magari fare, che ne so, il terzo completo, non lo so, fatemi sapere anche voi magari nei commenti cosa preferite. Niente, andiamo a cominciare. Allora, facciamo una nuova partita. Sovrascrivi. Allora, avviando una nuova partita, sovrascriverai lo slot di autosalvataggio. Sì, sovrascriviamo proprio perché voglio fare tutto proprio da capo. Niente, vi porto la versione come vi stavo dicendo PlayStation 4, perché è fondamentalmente più comodo per registrare, ecco, perché cioè, non avrei problemi a giocare anche quello per PlayStation 1 o anche quello per PlayStation 1, ma mi verrebbe veramente un casino per la registrazione, quindi questa versione è molto più comoda, semplicemente per quello. Beh, vi lascio al filmato. Uka, Uka, è libero? No, non è possibile. Il male incombe. Nessuno ha mai osato deludere il grande Uka Uka, ma tu, Cortex, lo hai fatto ben due volte! Possente Uka Uka, è stato quel maledetto Bandicoot! Dalle profondità della mia cella sotterranea ti ho inviato delle semplici istruzioni, ma tu hai perso le gemme e i cristalli e io ho perso la pazienza! Non ci Che sono più incazzato. fonti di energia su questo pianeta! Ci sono state delle complicazioni impreviste. Sei un fallimento! Ma visto che sei riuscito a liberarmi, mi sento generoso. Esiste un modo per ottenere il potere necessario a conquistare questo patetico pianeta, ma questa volta, il grande Uka Uka non accetterà errori. Dopo secoli di prigionia, Uka Uka, il mio gemello malvagio, è fuggito dalla sua cella sotterranea. L'avevo rinchiuso per proteggere il mondo dalla sua cattiveria. Ma ora che è libero, dobbiamo fermarlo. Figli miei, Uka Uka e Cortex vogliono usare questa macchina per distorcere il tempo e raccogliere i cristalli sparsi al suo interno. Siete qui per trovarli prima di loro. Viaggiare nel tempo è facile. Basta posizionarsi su un pulsante e saltare nel portale. Buona fortuna. Bene, possiamo cominciare. Allora, vi ho portato il terzo perché fondamentalmente è il mio preferito, devo essere sincera. Allora, partendo dal presupposto che, vabbè, il 2 non l'ho mai avuto per PlayStation 1, è l'unico che non ho mai avuto per PlayStation 1. Anche se l'ho recuperato adesso in giapponese. Però diciamo che degli altri cioè, nel senso, ci ho giochicchiato al Crash, 2. crash, Vabbè, ve lo dico crash. dopo Devi questo sempre pezzo. mettermi i bastoni tra le ruote, eh? Guarda, ho una maschera anch'io. Presto scopriremo qual è la più potente. Allora, l'avevo provato, come stavo dicendo, il secondo in questa versione per PlayStation 4 tempo fa. Però diciamo che il secondo non lo conosco molto bene, diciamo. Il primo è abbastanza difficilotto.
Però mi piace anche quello, nel senso, perché è un ricordo, perché comunque ci ho giocato da bambina. Poi comunque magari ve ne parlerò meglio della mia esperienza, diciamo, con i Crash, quando mi porterò, intenzione di portare magari qualche collezione di, che ne so, PlayStation 1, PlayStation 2 e quant'altro, e poi magari ne parleremo meglio. Però comunque questo rimane il mio preferito, di conseguenza mi andava di portarvi questo. Certo, fa un po' strano giocarlo in questa versione, comunque essendo abituati alla versione PlayStation 1, chi ha la mia età, diciamo, io sono nel 92, e penso che, immagino che avrò fatto un po' strano. Che poi in questo livello fondamentalmente non si nota tantissimo, però io per esempio l'ho notato molto nel terzo, quello dove usiamo pure il tigrotto, lì l'ho notato veramente tanto la differenza. Poi tra l'altro sto usando in questo momento gli analogici, cioè fa stranissimo, perché io ho sempre giocato con le freccette, ma ecco, ma nella PlayStation 4 mi viene spontaneo di giocare con gli analogici, non so perché. Però ecco, tipo in questi punti no, preferisco le frecce forse. Ah, oh, poi la musichetta epica di Crash è troppo bella. Per chi lo ha vissuto poi ai tempi di PlayStation 1, cioè tutti i ricordi, è veramente bellissimo. E sono tra l'altro contentissima del fatto che l'abbiano rifatto, ma anche per i bambini magari da adesso, che non hanno avuto quindi occasione di giocarci ai tempi. Sono veramente dei bei giochi, quindi sono contenta che abbiano fatto questa cosa. Ma come del resto stanno facendo per moltissimi altri giochi di quell'epoca. Allora, qua tra l'altro, io in questa parte qua, se non ricordo male, volendo si poteva anche fare una cosa tipo del genere per schivarlo, esatto. Ah, vi dico, le gemme, sinceramente, adesso in questi primi livelli, a parte qualcuno, quelli magari con quello che dicevo col tigrotto, piuttosto che l'ultimo, così, magari alcuni livelli sono semplici da prendere, però diciamo che non ho intenzione di spararmi se non riesco a prendere qualche gemma o star lì a impazzire, ve lo dico. Vabbè, andiamo dopo a salvare, facciamo ancora... Ecco, questo era uno dei livelli che odiavo ai tempi, mi ricordo, perché quelli dell'acqua non mi hanno mai fatto impazzire. Cioè, bellissimi a livello grafico, ma da giocare non mi hanno mai fatto impazzire. Momenti vado a finire contro quel coso. Ok, squaletto. Vai, tira dentro quei denti. Mamma mia, mi ricordo da piccola quanto odiavo questi livelli qua, veramente. Mi veniva scomodo controllare il personaggio, non lo so, mettevano ansia.
sempre preferito quelli sulla terraferma. Ah già, mi ero dimenticata di questa cosa. Allora, vediamo qua se riesco a prendere tutte le casse, ci proviamo. Oh, questo è comodissimo. Ok, adesso sicuro prendiamo la scossa. Wow. Ah, per un pelo. Ecco, lo sapevo, porca miseria, con l'acqua si muove. Ma fin qua le abbiamo prese tutte? Perché, non lo so, avevo come un ricordo che c'era sempre magari una cassa, magari è nel... Non è qua, in qualche livello di quelli più avanti, eh. Sembra che ci sia un livello dove ci sono delle casse andando dall'altro lato, che uno magari non ci fa caso. E se le perde. Ma magari mi ricordo male io, c'è il pesce. Fan bagno. Pesci palla del cavolo. Wow. Ok, l'abbiamo fatta, abbiamo preso pure la gemma, dai. Phew. Buono. Lo vomita il cristallo. Mi fa morire, Crash, è troppo bello. Sì, finisci di fare il mongolo che voglio andare a salvare. Ho capito, sei stato bravo, Crash, bravo. Bravo, bravo. Allora. Andare a salvare. Allora. Ah, ma qua salva automaticamente, quindi teoricamente. Vabbè, facciamoci un altro salvataggio qua per sicurezza. Sì, salva teoricamente, salva... Ah sì, prima ci ha detto dell'autosalvataggio, vero? Mi sono dimenticata. È l'abitudine a giocare probabilmente ai tempi con quello per PlayStation 1. Ecco qua. Qualcosa mi dice che mancherò un sacco di casse. Non so perché, ma ho questa sensazione. Sa che qua la gemma ce la possiamo scordare. Questo l'hanno cambiato tantissimo, come vi dicevo prima, di livello. Completamente diverso, anche i colori, tutto. Che bello, pura. Io amo questo personaggio, cioè il tigrotto. Infatti nel Crash Team Racing lo uso sempre. Che è veramente, mi piace troppo. Wow! No! Ok, mi butto giù. Scusatemi, ma ho fatto un errore bruttissimo. Voglio provare. Poi se non riesco neanche stavolta, lascio perdere di prendere le casse, però. Allora, qua dobbiamo andare giù. So già che arriverò in fondo e mi incazzerò. Ecco, infatti. Fan bagno. Vabbè, abbiamo preso il checkpoint. Sto dicendo, so già che arriverò in fondo e mi incazzerò perché perderò qualche cassa. E tac.
Però cavolo, mi scoccia soprattutto questi qua iniziali. Vabbè, ho capito, dai. Ci riproveremo più avanti a prenderle tutte le casse, dai. Facciamo così. Sennò qua non ci muoviamo più. Cioè, a saperlo evitavo di suicidarmi prima, però. Sapere che non sarei riuscita. Vaffan bagno. Vabbè. Vabbè, ci possiamo tanto sempre riprovare più avanti. E a Coco col suo portatile fucsia. Bellissimo. Ok. Andiamo, Crash. Strano che non ho ancora visto giocare con lo yo-yo, eh. Uka, Uka e Cortex vogliono che Tiny trova cristalli e porta al Colosseo a Roma. Lascia i cristalli a Tiny o Crash fa brutta fine. Che tipo. Aspetta lì te che prima devo prendere tutte le casse, eh? Abbi pazienza, poi dopo ci puoi anche massacrare. Che tanto, ecco, fatti appunto, ma non detto. Non riesco a capire, ancora non ho deciso se mi trovo meglio con le frecce o con gli analogici. Meno male che qua le casse ce le spacca lui. Se dovevamo stare a prendere pure tutte le casse mentre scappavamo, diventava un problema. Ok, aspetta lì, eh. Dai, maghetto. Fuori dalle balle. Almeno io lo chiamo maghetto poi. Non ho mai ben capito cosa sia. Andiamo col bonus. Mi ricordo che era più le volte che mi ammazzavo per prendere tutte le casse nei bonus che non nei livelli. Soprattutto se parliamo dei bonus del nel primo, che tra l'altro il primo, cioè adesso nella versione PlayStation 4, cioè mi sembra il salvataggio automatico anche lì e tutto, ma prima bisognava completare i livelli bonus per avere la password, cose varie. Non era semplice nella versione PlayStation 1, era ancora più difficile a mio parere. Dai, Crash. E che cavolo. Collabora per piacere. Mi sa che dovevamo lasciare una cassa, ma mi sembra strano perché non riuscivo a salirci. Sto incazzando.
Me la sono tirata, mi devo suicidare per forza. Dai, suicidati perché voglio riprovare a prendere le casse che siamo andati bene fino qua. Direi che almeno una volta ci riprovo. Poi come ho detto prima, se non riesco la prima volta, cioè la seconda volta che provo, non lascio stare perché cioè non è che posso perdere tempo e posso farvi sorbire 2 ore di palla perché devo prendere tutte le casse, non mi sembra il caso, non è carino. Allora, abbiamo detto che dobbiamo lasciarne 3. Ma se ne lascio 3 non ci sale, cioè. Ma guarda te che stronzo. Cioè non abbiamo ancora il doppio salto, mi spieghi come faccio? Ma è assurdo, ragazzi. Dai, su, Crash. Mi sto incazzando. Oh. E che cavolo. Ok, allora era giusto praticamente, bastava solo riprovare qualche volta in più, vabbè. Adesso sicuramente ne perderò qualcun'altra nel resto del gioco, così almeno avrò fatto tutto questo sforzo per niente. Porca miseria, mi sta sulle palle perché quell'erba lì del cacchio rallenta. L'avevo visto. Cioè l'ho visto, ma l'ho visto all'ultimo, non ho fatto in tempo. Ecco, adesso qua sicuro perdo quella cassa lì sopra. Cazzo. No. Ah, vabbè, ci arrivo. Me l'ho già presa malissimo. Ok. Rieccolo qua. Nostro amico. Dai, amico, andiamo, su. Andiamo a farci una bella corsetta. Basta che... questi cosi non ci portano via. Non so come ho fatto a non morire lì sopra, eh. Me lo sto veramente chiedendo. Non ne ho la più pallida idea. Cazzo. Scusatemi, ma devo prendere per forza quella cosa che fa scoppiare le nitro, se no non mi dà la gemma. Quindi dobbiamo riuscire a staccare il bestione per... un pezzettino. Porca di quella miseria. Non ti bruciare i piedini, Crash. E poi ti ho detto che dobbiamo staccare quel cacchio di bestione perché dobbiamo prendere quel robo lì. Wow. Ok. Bene, ce l'abbiamo fatta, non so come, ragazzi. Ho fatto una sudata per fare sto livello. Quindi, allora, ricapitoliamo. Fino ad ora ci manca soltanto la gemma del terzo. Vabbè, a parte poi quella tempo che vanno fatte dopo, cose varie, però... del terzo, che tra l'altro è quello che mi piace di più, ma quello che mi fa più sfasare. E anche il quinto fa sfasare per prendere le casse, infatti non so se ce la faremo, però ci proviamo.
Ragazzi, cosa ho fatto? Ma mi ha caricato la partita, ho sbagliato a schiacciare invece di salvarmi. Meno male che c'è il salvataggio automatico. Sennò qua eravamo fritti. Vabbè, l'altro salvataggio poi a sto punto lo cancello, lascio solo quello automatico. Ah, si può accelerare anche con questo adesso. Beh, ma io sono abituata a farlo come facevo nella vecchia play. Quindi continuerò con la X. Detto io che questo livello farà sfasare non poco per prendere le casse. Calma. Ok. Porca di quella miseria. Ammazza, lo sapevo. Allora, o penso alle casse o penso alle bombe. Cioè, non c'è troppa alternativa. Cioè, pensare a tutto diventa alquanto complicato. Che caspita, però non posso perdere un'ora in sto livello. Credo, ragazzi. Questo me lo ricordo che era proprio da sfaso per prendere le casse, ma veramente da sfaso. Cioè, ho questi bei ricordi. Di PlayStation 1 anche. Direi che non l'hanno migliorato in questa versione. È rimasto uno sbattimento uguale. Dai. Poi ci si mettono pure le navi lì con i cannoni a rompere le balle. Boh, adesso Coco, pure il cristallo non lo vuoi prendere? Adesso va bene le casse, ma il cristallo almeno. Oh, ma non l'ha preso ancora? Ero convinta che l'avesse preso. Ma no, ma faceva veramente. Dai, oh, ok. Ci abbiamo fatto. Scusi, lei si leva dalle valle, grazie. Wow, non so come abbiamo fatto a non morire. Ecco, appunto.
Allora, diciamo che poi le cose che mi stanno ancora più sulle balle, a dir la verità, poi, a parte il fatto del prendere le scatole, le varie gemme e cose, quella che proprio mi sta sulle palle, proprio a livelli stratosferici, è la prova tempo. O per esempio nel team racing, oltre alla prova a tempo, anche la prova delle... quella delle lettere, tipo. Quelle cose lì. Cioè, qua devo scegliere o prendere le casse o morire. Non è che ci sono altre alternative, mi sa, perché... per prendere quella cassa io vado a piombare... sopra alle bombe. Wow! Questo chiamasi culo, ragazzi, eh. Chiamasi puro culo. Ok, allora. Me la sono vista bruttissima. No, dai, Coco, ce la possiamo ancora fare. Dammi una mano anche te, per favore. Ok, quante ne mancano? Spero poche. Ok, qua addirittura 3. Visto che già è semplice prenderne 2. Poi ho la sensazione, ragazzi, che sto video verrà lunghissimo. Non so come mai, ma ho questa sensazione. Ok. No! Cioè, non ci credo a una cassa dalla fine, ragazzi. E l'ho pure vista la bomba, ma non potevo evitarla, perché sennò non prendevo la cassa. La cosa che mi scoccia non è tanto ricominciare da qua, è ridover prendere le casse che ho faticosamente preso fino adesso. Quella è la cosa che mi fa incazzare. Perché altrimenti il livello si finisce veramente in un secondo. Sono ste caspita di casse che ti fanno perdere un sacco di tempo. Dai. Ero arrivato alla fine. Ah. Calma, non ci agitiamo, piano piano, perché poi sennò si fanno le stronzate, quindi continuiamo piano piano, pazientemente. Allora, io adesso mi metto da di qua e faccio così, che almeno... Oh! Che bella soddisfazione vedere quella gemma! È una sensazione fantastica. Ok, ci manca solo il boss e poi direi che... a questo punto finiamo il boss e poi... stoppo il video. Sì, anche te, Coco, ok, sei stata bravissima, ma finiamo, perché sennò qua andiamo avanti fino a domani. Ok. Ok, adesso... adesso non mi ricordo quante ne abbiamo guadagnate, ma abbiamo un po' di vite. Le perderemo tutte qua, sappiatelo. Qua le perderemo tutte le vite che abbiamo guadagnato fino adesso, sicuro come l'oro.
Ma non dovevano uscire i leoni già dall'inizio? Ah, infatti. Direi che così che è più semplice di come facevo io quando giocavo ai tempi. Meno male che ho detto che pensavo di perdere tutte le vite, non abbiamo perso neanche una. Dai. Buono, buono, soddisfatta. I pomodori li lanciano, poverino. Super panciata, ok. Bella, abbiamo sbloccato la super panciata. Mi piace. Bravi figli miei! Sconfiggendo Tiny avete sbloccato l'accesso alla prossima area per il viaggio nel tempo. Per salvare i vostri progressi tornate al centro del vortice temporale, da cui potrete vedere il punto d'accesso all'area successiva. Allora, ma... quale abbiamo detto che ci manca? L'unico che ci manca il cristallo è quello... cioè la gemma è quello lì. Vabbè, poi riproveremo a farlo magari prossima volta. Volevo vedere un attimino a quanto siamo. 10%, ok. Bene, ragazzi, io e Crash vi salutiamo qua. E Coco anche, che è qua, eccola, bellissima. Vi salutiamo qua e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!